La sintesi, la chiarezza e anche diciamo, lo sforzo che ha fatto per aggiornarci così come ci eravamo riproposti su questo quadro evolutivo davvero molto interessante. Abbiamo diversi iscritti a parlare, la prima è la collega Enza Bruno Bossio, prego. Bene, grazie per, diciamo, la importante e anche molto esaustiva relazione. Io credo che oggi capire che il digitale è il motore dello sviluppo economico e non semplicemente di un'economia digitale separata dal resto dello sviluppo è essere dentro quella che è oggi, la rivoluzione industriale. Industria 4.0, come la vogliamo chiamare, che genererà inevitabilmente criticità immediate anche sull'occupazione, ma se si riesce a concepire come un progetto attendere, io sono convinta che il saldo sarà positivo. Ecco, posto appunto l'esempio più strategico e complesso di come agire in questa trasformazione. Quindi, e sono soddisfatta che rispetto alla presentazione, non solo la sua presentazione dello scorso anno, ma anche quelle precedenti, questa consapevolezza è cresciuta e si è lavorato sostanzialmente in questa direzione. E tra l'altro, con la crescita di questa consapevolezza, era in parte un mio modesto contributo già l'anno scorso, si riesce, secondo me, anche a provare a vedere di rallentare la chiusura degli uffici periferici, valorizzando una delle leve che è la capillarità rispetto al discorso dei costi, naturalmente anche con l'aiuto, io devo dire, rispetto a questo nuovo contratto di servizio di questo famoso articolo 5 che vede appunto nell'accompagnamento per il superamento del digital divide una delle soluzioni. Ecco, adesso vengo però alle domande. Se questo è come immaginate, fermo restando l'interlocuzione con gli attori del territorio, di poter accompagnare effettivamente i cittadini in questa direzione? E come immaginate anche di promuovere, più di quanto si stia facendo, il discorso dello SPID, o PIN unico digitale e così via, che può diventare effettivamente l'interfaccia identitaria unica per ciascun cittadino? La seconda questione riguarda invece il discorso della logistica. Anche è vero che, cioè, il tema dei servizi postali tradizionali non è solo il fatto che cambiate il contratto di servizi e ci sono meno soldi, oggettivamente ci sono anche meno lettere. Quindi, diciamo, al di là di tutto c'è da cambiare modello di business perché quel business di 30 anni fa non è più il business di oggi, mentre c'è uno spazio enorme all'interno del ragionamento dell'e-commerce. Noi stiamo affrontando questa questione anche, non so se anche abbiamo chiesto una memoria, ma comunque stiamo affrontando questa questione anche all'interno del discorso del parere sul digital single market e sul fatto che questa, diciamo, dell'e-commerce è uno dei temi su cui andare a una riorganizzazione anche normativa e non solo dei diversi paesi, considerando che soprattutto dall'Italia verso l'estero c'è un costo molto più alto nella spedizione sostanzialmente, e quindi questa cosa rallenta ancora di più il discorso dell'e-commerce, così come lo rallenta il discorso della fiducia rispetto ai pagamenti. Quindi questo tema dei pagamenti elettronici diventa un altro momento importante su come attivare bene questo modello di business. Quindi come pensate anche qui voi di favorire questa promozione in questa direzione? Naturalmente poi faccio una domanda che mi interessa direttamente: come pensate di investire ancora di più sul tema della cyber security, considerando la bellissima esperienza di Cosenza e di come si è riuscito a mettere insieme il vecchio edificio postale, no? Con il vecchio edificio delle poste, con le nuove frontiere della cyber security, che poi sono anche questo un elemento fondamentale nella fiducia del cittadino nelle transazioni e quindi nell'e-commerce, nei servizi di government e così via. Un'ultimissima cosa sulla parte invece dei ricavi, costi e utili.
le diverse business unit, io mi ricordo due o tre anni fa ci fu il quadro in cui si vedeva con nettezza la perdita appunto sul discorso del servizio postale, ora voi avete scritto alcune cose, sarebbe interessante capire come effettivamente sono per noi, come articolate queste diverse unità di business. Grazie. Per lei.